Siamo ritornati insieme, come dicevamo in apertura, con Fraida. L'omaggio è un po' un mese particolarmente vocato per i festival dedicati alla sostenibilità, ve ne abbiamo citati diversi. Adesso facciamo un approfondimento su Eco Days, che a Pontedera appunto vede tutti raccolti intorno al grande tema della sostenibilità dal 2 al 12 maggio. Collegato con noi il presidente di Ecofor, Antonio Pasquinucci. Buongiorno presidente, ben trovato. Buongiorno Antonio, benvenuto. Grazie. Ti abbiamo sentito un po' a tratti, proviamo a replicare il saluto. Adesso sì, meglio, forse ci sarà stato qualche disturbo sulla linea, speriamo che sia un fattore estemporaneo. Quindi, ecco, sì. Allora, dicevamo, tanti festival che si stanno organizzando in tutta Italia. Eco Days è a Pontedera, siamo in provincia di Pisa, e tanti giorni, 10 giorni per un tema assolutamente importante che si porta dietro tante altre, ecco, declinazioni. A te il compito di inquadrarci questa manifestazione. Sì, di nuovo buongiorno, se non mi avevate sentito, grazie per l'invito. Sì, sono 12 giorni, quindi si capisce bene che è un appuntamento, un calendario molto impegnativo. Gli Eco Days sono una manifestazione annuale che noi ripetiamo anno dopo anno e ha come filo conduttore la sostenibilità ambientale e come tema, tra i temi principali, la presentazione degli impianti di Ecofor Service. Ecofor Service è una società privata che opera nel campo dei servizi ambientali, gestisce degli impianti di proprietà di smaltimento e trattamento dei rifiuti, e quindi capite bene che il tema della sostenibilità è un tema che noi guardiamo da una prospettiva molto sensibile. In questo senso abbiamo ritenuto, in collaborazione con il patrocinio del Comune di Pontedera e della Regione Toscana, di affrontare l'annualità del 2024 con un surplus di impegno. Quindi saranno e sono, in parte alcuni eventi si sono già svolti, dal 2 al 12, 12 giorni. Sostanzialmente che cosa avviene? Intanto il lavoro, la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Durante l'anno vengono svolte nelle classi medie delle scuole qui del comune di Pontedera, ma anche del comune di Cascina, di Casciana Terme Lari, dei laboratori ambientali. Questi laboratori ambientali si concludono con dei manufatti, con dei plastici, piuttosto che del materiale video che questi ragazzi realizzano nel corso dell'anno, e poi vengono presentati qui in un padiglione che viene proprio allestito per l'occasione. Le scolaresche vengono poi accompagnate direttamente sugli impianti per presentare le modalità con cui avviene la gestione e il trattamento dei rifiuti. Lo stesso avviene per i cittadini, quindi in questi 12 giorni gli impianti sono aperti alla cittadinanza, che vengono accompagnati proprio sul fronte di smaltimento in prossimità degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi, dando spiegazione ed evidenza di quelli che sono i principali processi di trattamento. In più, in tutta la città si svolgono una serie di appuntamenti, incontri di approfondimento con personalità della cultura e dello spettacolo, iniziative diciamo ludico-ricreative nelle varie frazioni, nei paesi che compongono il territorio comunale di Pontedera. Ci sono degli spettacoli e dei momenti conviviali con degli animatori che mettono in atto una recita che ha come filo conduttore anche qui il viaggio dei rifiuti, attraverso quindi anche messaggi ovviamente di sostenibilità, riciclo e via dicendo. E poi c'è una mostra sull'acqua al Palazzo Pretorio. Insomma, un programma molto ricco, molto ricco ed articolato. Tra l'altro, grazie all'aiuto della regia, stiamo vedendo, sì, esatto, lo stiamo leggiucchiando così al volo dal sito ufficiale ecodays.it, e invitiamo i nostri telespettatori a collegarsi per approfondire, e a quanti sono nelle vicinanze di Pontedera a essere presenti, a palesarsi. Sì,
Sì, diciamo l'aspetto più importante, ovvero diciamo, uno degli elementi principali è aver costruito assieme a tante realtà associative, culturali, di promozione del Comune di Pontedera, questo calendario ricco che adesso voi vedete. Scusate, ma... Ti stanno marcando stretto. Allora, un piccolo inconveniente, evidentemente sì, il presidente, siamo nel pieno degli Eco Days, quindi evidentemente qualcuno lo cerca. È stato bombardato a destra e a sinistra di ricerche di urgenza e noi comprendiamo. Qualcuno lo cerca, evidentemente. Beh, però è davvero meritevoli queste iniziative. Sì, è un'iniziativa molto complessa anche dal punto di vista organizzativo e la cosa che ci piace di più è che va a cercare il contatto con gli studenti e con i più giovani, rendendoli protagonisti poi di progetti. Ecofor è un'azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti, poi magari se avremo l'occasione di tornare a parlare con Antonio, chiederemo anche un po' più nel dettaglio. Chi magari, meglio di loro sa appunto. Che cosa, magari, eccolo qua, Presidente, è tornato. Eccoti, ben ritrovato. Presidente, immaginiamo che... Purtroppo... Sei giustificato. Il telefono poi... Non so se c'è un modo per bloccare le telefonate quando siamo in diretta. No, è bello che arrivino lo stesso. Antonio, se puoi girare il telefono come prima, ti vediamo in orizzontale. Sì, ma non l'ho girato. No, forse sì. È come hai risposto. Regia, puoi provare a sistemare... Eccoti. Ok, anche perfetto, così va perfetto. Bene. Okay, eccoci qua. Antonio, stavo parlando di Ecofor, che si occupa comunque di smaltimento di rifiuti e ne produce energia. Parte di questa energia serve agli impianti stessi, altra viene poi anche diciamo riconcessa alle zone limitrofe. Quello che volevo chiedere, secondo me la tua è una testimonianza preziosa, perché noi non entriamo tanto in contatto con il mondo dei rifiuti, ognuno ha i propri e quello basta. Quanti ve ne arrivano per farci capire effettivamente quanto il nostro stile di vita poi cumulativo risulti pesante? Allora, Ecofor Service gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, non pericolosi, ovvero vengono conferiti alla discarica di Ecofor Service i rifiuti prodotti dalle imprese, dalle aziende, in processi di differenziazione e di selezione che non possono essere ulteriormente differenziati e recuperati, cioè la differenziazione che operano in questi processi è tale per cui c'è a un certo punto un concentrato tale di elementi che renderebbe il loro riutilizzo nel ciclo produttivo pericoloso e quindi vengono allocati in discarica. Lo dico per chiarire che non è una discarica dei rifiuti urbani, quindi da noi non vengono i rifiuti che produciamo in cucina, gli scarti domestici, esatto. Quindi vengono rifiuti che hanno già subito un trattamento, anzi noi siamo autorizzati a smaltire soltanto rifiuti che hanno questo tipo di caratteristiche, ciò che non è ulteriormente recuperabile, differenziabile, recuperabile, reimmettibile nel processo produttivo. Quindi una volta allocato in discarica, la discarica ha due derivate. Uno è il percolato, che è quel liquido diciamo che produce il rifiuto, soprattutto il rifiuto più umido, e che viene trattato, depurato e quindi poi in parte reimmesso nel nostro ciclo riutilizzando l'acqua per gli impianti, in parte viene poi smaltito sulle acque superficiali, ovviamente controllato, monitorato continuamente perché sia scevro da ogni contaminante. L'altra derivata è il biogas. Il biogas viene anche questo depurato e poi riutilizzato per la produzione di energia elettrica. La produzione di energia elettrica è sempre, diciamo, anche questa è un'attività da sempre nell'attività di Ecofor Service. Di recente ci siamo accreditati, la società si è accreditata per poterla rivendere sul libero mercato in modo autonomo e non, diciamo, ricevendo contributi e dei certificati. Questo tipo di l'energia, considerate, noi produciamo qualcosa come 17.000 megawattora,
che consentono di dare elettricità a qualcosa come una cittadina di 10.000 abitanti. Quanti rifiuti vengono gestiti qui, rifiuti solidi? Siamo nell'ordine di 180.000 tonnellate annue. 180, siamo utilizzati per 220, stiamo nei 180.000 tonnellate annue. Ecco, chiaramente sono un bel po', per fare capire, insomma, anche a casa, perché sono... è vero che non sono rifiuti domestici, però sono rifiuti dovuti a acquisti che noi abbiamo fatto, perché queste aziende comunque sono collegate al mercato e a quello che poi noi acquistiamo. Grazie mille, Antonio, per questo tuo racconto, sia dal punto di vista professionale dell'azienda che rappresenti, ma anche di questa bellissima iniziativa. Condividevo prima il fatto che si va dai giovani per cercare di renderli partecipi e di rendere uno spazio aziendale che ha tante regole di sicurezza comunque accessibile per un po' e anche amico. Questo è molto molto importante e lo incoraggiamo. Sì, assolutamente sì, e considerando che il festival durerà fino al 12 maggio, carissimo Presidente, se riusciamo potremmo fare anche poi un collegamento a consuntivo, magari con qualche foto, qualche video, qualche immagine che ci restituisca quello che succederà e sta succedendo a Pottedera. Volentieri, io mi sono allontanato dal padiglione centrale dove c'erano le scolaresche perché c'era molta confusione e dubito saremmo stati in grado di fare questo collegamento. Però certo sarebbe stato da tanti punti di vista, ecco, anche da parte nostra, bello potervi trasmettere quello che è anche l'entusiasmo e l'effervescenza di questi ragazzini che sono tornati adesso dal tour all'interno degli impianti che stanno rincorrendosi dentro. Possiamo recuperare con qualche scatto nel prossimo collegamento. Noi nel frattempo vi auguriamo buoni Eco Days e ti ringraziamo ancora una volta per la disponibilità. Grazie. E anche a voi buon lavoro. A presto allora. Noi salutiamo il presidente di Ecofor, Antonio Pasquinucci, e diamo la linea subito dopo la pubblicità alla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo.